realizzare questo progetto mi sono ispirata ai look di Crudelia e la sua grande ambizione e la sua grande voglia di ribellione, di far sentire la propria voce. Il mio look è strutturato in due modi e c'è una parte quella molto voluminosa, ricca di tulle, anche di colore rosso, quindi un rosso bello acceso, e dall'altra parte abbiamo, che crea una sorta di continuo nella storia, questi giornali, questa doppia personalità di Crudelia. Per il mio progetto ho fatto una ricerca immagini ispirata alla moda punk inglese degli anni 70 e per quanto riguarda i volumi e le forme mi sono ispirata a Vivienne Westwood, Alexander McQueen e John Galliano per Dior. La cosa molto bella del film Crudelia è il fatto che vengono messi in contrapposizione una giovane designer e quindi un giovane talento contro quello che è il vecchio sistema della moda, l'establishment. È stato il mio sogno fin da bambina quello di diventare fashion stylist. Ma la competizione in realtà è anche una cosa positiva perché mi sprona sempre a dare il meglio di me e a migliorarmi costantemente. Voglio che i miei capi si facciano spazio tra la gente, proprio come alla fine un po' la mia persona. Ognuno ha un proprio modo di vedere le cose, di percepire le emozioni e anche il modo di comunicarle. Io ho trovato il mio modo con la moda.